Ciao a tutti e bentornati nel tutorial dell'alberello, appunto croce, alberello di Natale. Oggi realizzeremo il colore verde scuro e volevo specificare solamente un paio di cose. Prima cosa che il disegnino, questo qui, lo potete trovare o sul mio profilo Instagram dove l'ho fotografato oppure sul mio blog, ma credo anche sulla pagina Facebook andrà in condivisione, sulle stories di YouTube, sulla tab community di YouTube. Quindi questa immaginetta voi la trovate in quasi tutti i miei social. Ecco. Uno, due, è che in questo caso io ho disegnato tutto il verde chiaro, poi andrò a fare tutto il verde scuro, è perché si tratta di un disegnino piccolo. Nel caso di punto croce, diciamo un bel po' di punto croce, dico un cuscino, un quadro così, di solito io procedo a pezzettini, nel senso riempio tutto, tranne vabbè il punto scritto finale, quelle cose di rifinitura, e poi continuo ad andare avanti. Quindi per esempio, no, questo pezzo lo vado a fare, ci vado a fare il verde chiaro, il verde scuro e il rosso, perché così uno si rende conto se c'è qualcosa di sbagliato, e si può anche disfare e stare a recuperare facilmente. Mentre invece se uno ha fatto tutto un pezzo, no, magari come abbiamo fatto noi, e ritroviamo, che ne so, un errore qua, tipo qui, adesso è un po' complicato andarlo a disfare, però questo è piccolino e pazienza. Nei lavori grandi, ecco, il mio consiglio è quello lì. Ecco, è più facile adesso fare il verde scuro rispetto a quello che abbiamo fatto nel video scorso, il verde chiaro, perché il verde chiaro ci farà da punto di riferimento e non avremo una pezza vuota come era, no? Prima avremo questi punti tutti quanti e noi ci potremo avvicinare con il verde scuro. Senza stare neanche troppo a contare, ecco, sappiamo che dobbiamo andare vicino a questo, sporgere di uno, poi dobbiamo andare qua, no? Quindi noi iniziamo qua su stavolta e poi facciamo questi punti, questi ok, cominciamo. Quindi dicevo un punto qui sotto, poi tre e poi tre che sporge di uno qua, così. Abbiamo detto quindi una crocetta qui sotto, l'andiamo a mettere e così come abbiamo fatto, no, l'altra volta che abbiamo iniziato, quindi c'è questa parte, andiamo a mettere l'ago qui. Ok, la prima porzione della crocetta è praticamente già realizzata. Ok, poi sotto abbiamo detto 3, per cui adesso ne facciamo 2 fino ad arrivare qui e poi facciamo anche la terza. Quindi una, due. Torniamo indietro. Ok. E la terza facciamo così, no? Ormai abbiamo imparato. Usciamo qui sotto, dobbiamo anche qui farne una, poi due e tre verso l'esterno, quindi adesso facciamo così. Questa è una. Ah, qui ho preso il filo male, vabbè, così, ecco una. Ok, due e tre. Adesso dobbiamo fare queste tre, queste due e poi una qui. Possiamo tranquillamente mettere l'ago qua, che tanto stiamo vicini, così. Ne facciamo due di tre, quindi una, due, e dobbiamo fare anche la terza, quindi questa è la terza. Ok, molto semplici anche queste, per cui facciamo in questa maniera.
Andiamo poi a fare questa sotto, così, che sporgeva invece in fuori appunto proprio di una. Poi finiamo quelle precedenti. Ci troviamo in linea con questa zona qui, per cui facciamo uscire il filo qui, vedete? Ecco, no? Siamo in linea e vediamo cosa dobbiamo fare in questa porzione. Abbiamo fatto questa, dobbiamo fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, dobbiamo lasciare due sporge di una, lasciare due rosse e poi farne due fin là. Qua dove c'è la pallina che praticamente sta qui, per cui noi ne facciamo due adesso, quindi una, 2, saltiamo la situazione pallina, che è quel quadratino lì formato, no? Da 4 crocette, e terminiamo e riempiamo qui. Torniamo indietro. E queste abbiamo detto 6, per cui queste due le avevamo già fatte. Poi facciamo 3, 4, 5 e 6. Tre, quattro, e quelle due no, le abbiamo fatte prima. E in tutto sono 6. Siamo qui. Adesso andiamo ad unirci al verde chiaro con 3, e poi in corrispondenza, ecco, di queste che sporgono, lasciandone due, ne facciamo altre due. Questi punti di riferimento per lavorare meglio. Quindi dobbiamo andare là di 3. E facciamo subito qui, perché tanto bene o male eravamo qui vicino. Ci sarà un piccolo pezzetto obliquo, ma vabbè. Quindi 1, 2, ecco che abbiamo dei punti di riferimento, no, precisi, cioè quel verde chiaro già fatto, quindi noi andiamo là con 3. Poi abbiamo detto che bene o male queste altre le lavoravamo in corrispondenza delle due che sono sopra, e devono stare allo stesso livello e lasciare lo spazio alla pallina, quindi noi facciamo così. E quello è lo spazio per la pallina, questo spazio qua. Qui dobbiamo ricordarci di lasciare lo spazio per il verde, no? Che avevamo dimenticato. Poi ne facciamo due, quindi una che sporge, e poi tutte queste che sono 2, 4, 6 e 7. Dicevamo di lasciare una crocetta che avevamo dimenticato, ecco, e quindi facciamo questa qua. Andiamo così adesso, che almeno non dobbiamo passare sotto, ma possiamo fare in tutti e due i modi, se non vi piace lavorare
in questa maniera. Teoricamente si potrebbe anche voltare il lavoro e lavorare queste croci, per lavorare queste crocette, cioè fare così, alcuni lo fanno, eh. Però vabbè, a me non sta tanto comodo perché poi magari mi sbaglio con la direzione, con l'incrocio. Devono sporgere di una rispetto a quella lì, quindi ne facciamo due, che sono queste. Vedete voi se vi piace mettere l'ago così oppure è così. Io per continuare queste 6 però salto questa perché mi piace più lavorare in questo modo. Poi la faccio quando torno, quindi visto che stiamo facendo un po' come ci pare, quindi una, due, poi c'è quella 3, questa 4. 5 e 6, no, erano 7. Ecco, mi è venuto un colpo, erano 7, non erano 6. Mi sono accorta subito, ecco, proprio perché avevo il verde, no, qui come riferimento, ma giuro ne avevo contate 6. Adesso bisogna andare di qua rispetto a questo verde qui, perché siamo, ecco, le 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Saltiamo una, 2, che sono quelle verdi, le 2 della pallina, e quindi 4. Andiamo a fare 2, poi sotto una. Quindi ecco, una, due sono della pallina e queste qua le facciamo. Abbiamo già tutto praticamente sotto disegnato. Ecco qui. Abbiamo questa, abbiamo questa. Abbiamo questa qui che adesso andiamo a realizzare subito, questa sotto, così, ok, e poi facciamo queste due sopra. Qui sotto c'era qualcosa, no, perché c'era la pallina. Sopra la pallina dobbiamo riempire con il verde scuro questa porzione, quindi anche qua abbiamo tutto disegnato per bene. Facciamo così. Ecco, una, due. 3, 4, 5 e 6. Ok, e poi dobbiamo fare queste due. Una e due. Poi dai, giusto perché è Natale, usciamo qui e chiudiamo anche queste, anche se stiamo lontani e dietro abbiamo fatto una brutta cosa, però dai, sono proprio qui, aspettano noi, quindi andiamola a chiudere. Qui vi ricordate, ne dovevamo fare ancora una, no? Quindi dobbiamo fare questa porzione. E poi questa, poi ho finito il filo e quindi lo devo cambiare. Ok, sono queste 7. Ci troviamo qui adesso dentro di 3. Ne dobbiamo fare 1, 2, 3, 4 e 5. Contiamole bene, mi raccomando. Quindi dentro di 3, 1, 2, 3, qua ne facciamo 5 a partire da qui. Sotto ci andiamo dopo perché tanto ci sono altre porzioni verde scuro, quindi non c'è necessità che noi le andiamo a riempire adesso, possiamo fare successivamente.
andiamo fuori di 2, ne facciamo 2, 3, 4, 5, poi saltiamo questa e ne facciamo altre 2. Tanto i passaggi ormai li abbiamo fatti, ok? E ne facciamo 5 come prima, quindi 1, 2, 3, 4, 5, usciamo di qua perché qui ne dobbiamo fare 2, quindi una e due, e poi torniamo. Ecco, a me piace lavorare sempre seguendo queste direzioni, andando e tornando, senza mettere l'ago così, però delle volte è necessario. Fuori di una ne dobbiamo fare due perché dobbiamo lasciare lo spazio per la pallina, poi sei, poi due sotto, quindi qui due. Una, due, lasciamo lo spazio per la pallina che sono due crocette qui e andiamo fin là con 6, saranno sicuramente 6, per cui qui tranquillamente una, due, tre. Quattro, cinque e sei. Ecco, ricordiamoci queste, mi raccomando, queste due. Qui stiamo comodissimi proprio perché adesso torniamo là con 6 e poi finiamo quelle due, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei. Grande salto, ecco arriva anche Oscar e facciamo una e due. Adesso 3 fino ad arrivare alla pallina, poi sotto di 2, 4, andiamo quindi a trovare, a cercare queste 4 verdi. Quindi abbiamo detto 3 prima della pallina che si trova qua, quindi ne facciamo 3. Una, due, andiamo qui sotto perché ci troviamo proprio comodi e ne facciamo 3 fino ad arrivare il verde, poi successivamente faremo la quarta, quindi una. 2, 3, quindi 1, 2, 3. Adesso facciamo la terza qui. Qui non ci troviamo tanto bene, per cui facciamo un po' una cosa strana, tipo così, vabbè, dai. Basta che rispettiamo l'incrocio, no? L'incrocio c'è e quindi chiudiamo anche queste altre due, sono 3 in tutto. Ecco, sono queste piccole cose che voglio dire. Però dai, a Natale tutto è permesso. Dobbiamo andare fuori di una e sono 1, 2, 3, 4 e 5. Poi saltiamo le 2 della pallina e altre 2.
E ne dobbiamo fare, abbiamo detto 5, no? Una, due, tre, quattro, cinque. Qui saltiamo le due della pallina, per cui una e due. Abbiamo detto due verdi. Le tre sottostanti le mettiamo dopo perché tanto c'è verde precedentemente, cioè qua c'è verde, quindi possiamo farle dopo, per cui adesso ne facciamo semplicemente due fino ad arrivare, ecco, all'altra pallina e torniamo. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, la pallina e tre. E ne facciamo sei, visto che sopra erano cinque, queste devono essere sei. Andiamo quindi a sinistra di uno, facciamo 6 crocette. Una, due, tre, quattro, cinque. 6, lo spazio della pallina e poi questa volta 3. Una, due. 3 e poi torniamo con 6. Arrivare qua andiamo fuori di 2, ne facciamo 6, poi qui ne mettiamo 3. Eccole qui, 6 fino al verde, poi 3 e poi verso destra in basso una, sempre verde scuro. Quindi eccoci, portiamo 2 crocette fuori così e ne facciamo 6. Allora, una, due, tre, quattro, cinque, sei, tre. Quindi una, due, tre, questa porzione, eccola. Poi ci passiamo sotto con l'altra, no? Sì, con questa. Ecco. Poi ci rimettiamo qua e torniamo indietro. Ok, abbiamo fatto anche questa crocetta qua che è obliqua verso destra e torniamo dall'altra parte.
Questo lo possiamo anche togliere perché tanto non ci serve più. Ok. Date una controllatina anche voi adesso senza che stiamo a controllare insieme, però credo di sì. Ecco. Qua no, non c'è nulla. Qua di verde scuro, qui finisce le palline, qui quella verde chiaro, ok.